Vediamo, vediamo, vediamo. Dovremmo essere partiti, dovremmo essere live su Facebook. Vediamo un pochino se è così. Il tuo video è ora disponibile. Mi dice qui Don Quixote. Vediamo un po'. Infatti, sì, ci siamo. Benvenuti ragazzi di Push Button, carissimi amici. Ben ritrovati al nostro appuntamento con le live streaming. Quest'oggi portiamo un giochino particolarmente interessante che il sottoscritto ha deciso di acquistare dopo una lunga serie di riflessioni dovute a delle recensioni non proprio entusiastiche per alcuni ed entusiastiche per altri. Quindi in realtà mi sono lasciato un pochino influenzare dalla cosa, ma poi mi sono detto chi se ne frega, il gioco mi ispira, me lo piglio come faccio sempre di solito e quindi ho deciso di acquistarlo. Il titolo in questione è The Snack World, Esploratori di Dungeon in versione Gold, che poi sarebbe praticamente una versione rivenuta e corretta di quello che era il titolo originariamente uscito in Giappone, mi pare nel lontano 2017, se non vado errato, 2018, insomma, più o meno all'incirca il periodo era questo. E ad ogni modo, ripeto, mi ci sono completamente lanciato perché mi piaceva particolarmente lo stile e anche il tipo di gioco in sé per sé, e quindi ho detto dai, alla fine lo acchiappo e via. E ora, essendo che è saltata anche la live di Animal Crossing per i soliti problemi tecnici di Facebook, va bene lo stesso, poi rimedieremo stasera con il video recap, lo troverete in serata sulla nostra pagina, ma direi di iniziare con Snack World e lo faccio partendo dal menu iniziale proprio per farvi gustare quella che è una delle introduzioni più fighe che io abbia mai ascoltato. Quindi vi lascio al resto. Fatemi sapere se comunque l'audio è si sente bene, soprattutto se il video si vede bene, che non vada a scatti e che non presenti reali problemi, perché con Facebook non si sa mai. Quindi gioco di level 5. Buon divertimento! Grazie, grazie mille! Ma va bene, non preoccuparti, stiamo bene. Noi mangiamo cotolette, se mangiamo tutto vinceremo. Siamo deboli, va bene, niente di che, ma tutto bene. Noi mangiamo cotolette e stiamo tranquilli. Sicuratezza, ma va bene, trasandatezza, ma va bene. Noi mangiamo cotolette, se mangiamo tutto vinceremo. Imprudenti, ma va bene, se non vogliamo andare bene. Noi mangiamo coccolette, coraggio, facciamolo. E tu, sei tu, sì, tu, dimmi dimmi da dove dove arrivi. arrivi. Vieni con me, stiamo un po' insieme. Mangiamo coccolette. Oddio. Vabbè ragazzi, questa è una delle cose più fighe che io abbia mai ascoltato, veramente. Mangiamo cotolette, siamo depressi ma va bene. Allora, direi che comunque, piuttosto che iniziare una nuova partita, quindi sorbirci mille e mille tutorial, direi di continuare quella che era già la mia. Avrò fatto circa un 5-6 ore, non di più, quindi comunque siamo sempre più o meno all'inizio. Allora, 7 ore e 21 la prima, quindi va bene. Allora, sì, è un bel trip, è un bel trip. Noi mangiamo cotolette, è fantastico. Io non so veramente che dire. È spettacolare. Allora,
qui siamo, diciamo, nel villaggio, nel primo villaggio, praticamente non ricordo più nemmeno come cazzo si chiama, mappa della città, vabbè. Allora, praticamente, vediamo un po', allora noi dobbiamo seguire quella freccia, chiaramente per arrivare all'obiettivo. La visuale non è completamente, cioè non è a 360 gradi, ma si può alzare un po', abbassare e ruotare di 180 gradi circa. Allora, quindi qui mi dice di andare, ah ok, la città è tutti i frutti, raga, vabbè, buongiorno, gliela posso fare. Allora, qui dobbiamo andare al caffè adesso per ottenere delle informazioni. E dobbiamo entrare praticamente nella grotta sotterranea. Quindi, allora, questi personaggi che vedete con sopra questo balloon qui, questo fumetto qui, sono quelli che ti offrono, diciamo, le missioni secondarie, o meglio, principali, però secondarie. Importantissimo diario, mi aiuti a cercarlo, ovviamente ti ripagherò per il discorso, cosa ne dici? Ok, lo farò, quindi lui nel deserto, diciamo, qui, adesso... Sì, ok, chiaramente il doppiaggio si può settare in italiano, in inglese, francese, tedesco, ma non in giapponese, purtroppo, con mio sommo dispiacere ho scoperto questa cosa, ma vabbè, lo stesso. Comunque alla fine non è che ci sono tante cose parlate, ma giusto qualche frase. Quindi alla fine è anche gustoso. In nessun caso, assolutamente nessuno confida di essere salvato. Okay. Quindi qua adesso abbiamo accettato una missione. Allora, esatto, missione principale, caro diario, ma comunque è una missione secondaria. Secondaria perché? Quando noi apriamo praticamente, diciamo, la pergamena delle missioni, allora abbiamo missioni principali e missioni secondarie. Ma le missioni secondarie qua... sono quelle che vengono praticamente giocate online, quindi con altri giocatori, mentre invece nelle missioni principali troviamo le missioni principali della storia e le missioni principali ma secondarie, quindi i compiti secondari che la gente in giro per i villaggi ci assegna. Allora, lei sta incazzata, scopriamo perché. Mayon, tutti hanno tipo nomi di cibo o comunque riferiti a quelli, tipo c'è Mayon, c'è Chips, c'è insomma Chup, ok, Chup, perché per forse tipo Chupa Chups, non lo so. Hey. Tempo fa ho scoperto una strana tenda ai confini della città, pensavo che fosse un negozio, quindi sono entrato. All'interno c'era una vecchietta che diceva di potermi predire il futuro e così ho detto perché no. Mi ha detto che non ho mai fortuna perché mi arrabbio in continuazione. E anche in amore sono sfortunatissimo. Mi stai prendendo in giro? Ecco, vedete? Ci sono queste frasi tipo mi stai prendendo in giro? Eccetera. Ok. Sono così arrabbiata ora, non sembra male. E andiamo a dare un'occhiata. Principessa Melonia. Principessa Melonia. La principessa viziata del regno. Allora, un attimo che controllo un po' di robe. Allora, quindi qui è ok. Ok. Vediamo se arrivo, ragazzi, che condivido giusto al volo anche sulla mia pagina il video. Allora. Dov'è? Qui. Ecco qua. Allora. Condividi. Cazzo, condividi, porca miseria, ragazzi.
si capisce una ceppa. Allora, pubblica su due diari, sì. Ok, e via. Allora, quella sta sempre incazzata, quello c'ha una missione secondaria. Salve. Mi sembra che te la cavi bene con l'avventura o sbaglio? Sì, sì. Hai scelto il momento migliore per arrivare a un lavoro per te. Dica, dica, signorino, dica. Beh. Non sono legato al primo acceso, ma cavo con problemi che intendo passare a volevare. Ok. Lo farò. Allora, riesci a eliminare tutte le melme radunate sulla subito della velata verificata? Ce ne sono così tante che la gente comincia ad avere difficoltà a passare. Sì, sì. Sì, sì, lo farò. Che figata. Ok. Sì, sì. Ok, ora posso selezionare anche questa missione qui. E via. Non dimenticare con le melme, devono essere eliminate. Ok, ok, ok. Allora. Diciamo che adesso, onde evitare magari di perderci subito nella storia. Ciao Enzo, buonasera a te, buonasera a te. Allora, direi di accettare una di quelle missioni secondarie che magari riesco a fare tranquillamente, senza morire come uno stronzo. Allora, praticamente abbiamo... smelma il tutto per tutto. I sei ceffi sospetti del tempio, caro diario. Allora, grado 2, grado 1, quindi direi che livello missione 5, livello missione 9, facciamo questa che è tranquilla e via. Allora, praticamente vedete, tipo adesso io ho accettato la missione, basta che tengo premuto A e la missione parte, però se premo R mi fa equipaggiare tutto il necessario. Allora, se faccio auto-equipaggiamento, in automatico lui mi dà le cose che potrebbero servirmi in questa missione. E, praticamente abbiamo le giare, che sono praticamente gli slot dove noi possiamo equipaggiare le nostre armi o i nostri... tonici o pozioni che ci servono per ricaricare l'energia. Comunque, tornando indietro, allora, inizia missione, si fa un po' come Monster Hunter, no? Nel senso che tipo fai, scegli la mappa, e, diciamo scegli la missione, poi quando sei pronto tieni premuto il tasto e parte la missione. E l'esplorazione inizia. E quindi adesso tipo andiamo all'esplorazione di questi dungeon. Ok. Meta. Ok. Un melmo umano lo sento arrivare. Allora, il sistema di combattimento è molto semplice, basilare. Abbiamo l'attacco leggero, l'attacco pesante. L'attacco pesante chiaramente va, bisogna poi aspettare che una volta che lo si utilizza si ricarica. La parata, la schivata, poi con il tasto praticamente tipo L ed R si usano le pozioni. Possiamo portarci uno snack alla volta in giro, che si può poi cambiare praticamente selezionandolo. E gli snack sono praticamente delle evocazioni, quella che vedete insieme a me praticamente è uno snack. E si possono catturare una volta che li abbiamo indeboliti. Non lo scegliamo noi, ma il computer ce lo assegneranno. Mentre invece con ZR si possono cambiare le armi che abbiamo, quindi vedete... abbiamo l'arco, il bastone, l'altro bastone, la spada e via. Ecco, se io tipo adesso, quando vedo apparire ZR, praticamente, il gioco mi suggerisce di cambiare arma. Se lo faccio, diciamo, ottengo un minimo vantaggio sull'avversario, perché questo si spaventa e io ho la possibilità di attaccarlo. Lo posso anche evitare, la posso anche evitare questa cosa, ma... se la faccio praticamente va a mio vantaggio. Ora, per farvi capire meglio, vi farò vedere un'altra volta. Beh, ecco qua. Adesso ho l'arma giusta già addosso, quindi non serve. Posso garantire, ragazzi, che è un gioco davvero spassoso e che invoglia proprio ad essere esplorato e a guadagnare, insomma, quello che serve per progredire nell'avventura, ma anche solo per passare una mezz'oretta piacevole è veramente divertente. Vedete ZR? Ecco, cavoli, tipo loro hanno tipo paura e io in posizione di vantaggio ne approfitto. Ok, ora chiaramente i mostri sono abbastanza sempliciotti, ma non vi
non vi nego che con il primo boss che ho dovuto affrontare ho penato pure parecchio. Quella cosa arancione che vedete partire lì dal basso è, diciamo, la loro area d'attacco, quindi se io sono nel loro raggio d'azione mi riescono ad attaccare, ma se schivo all'ultimo momento, insomma, o comunque paro anche all'ultimo momento, limito i danni. Questa, come dicevo appunto, adesso è una missione abbastanza semplice, che comunque è proprio livello 5, noi siamo già piuttosto in alto come livello, però insomma. Se sogni in grande, vinci alla grande. Esatto. Poi è bello perché i dungeon sono comunque procedurali. Oh, possiedi il bastone Pak Lapti. Ok. I dungeon sono procedurali, quindi cambiano ed è veramente gustoso, veramente veramente gustoso. Poi aggiungeteci la possibilità di giocare il titolo in portatile e quello che otterrete è un titolo che veramente guadagna ancora di più a livello proprio di intrattenimento vero e proprio, cioè nudo e crudo. A me sta piacendo veramente tanto, non capisco come poi certe volte alcune persone facciano valutazioni in merito a queste cose, ma in merito a un gioco così, affibbiandogli magari giusto la sufficienza, però vabbè, ognuno poi la pensa come vuole, dobbiamo fare. Solo che è sicuramente un titolo che merita più della sufficienza, un buon titolo, questo ve lo posso proprio assicurare. Ora vedete, no, in basso, tipo, io volendo, tipo con il tasto X posso fare la, come si dice, la super mossa, e la faccio, in questo caso tipo il bastone mi ricarica l'energia. Chiaramente lo snack attacca da solo, ma poi si può fare, se non erro, una combo insieme. Hai ottenuto una gemma, ok, allora 27 su 30, quindi 27 su 30, andiamo giù, uso una spada adesso. Infatti vedete che con la spada ci metto molto di più ad uccidervi, invece con il giusto, con la giusta arma, insomma, invece riesco a farlo più velocemente. Invece se, ah cazzo, male. Eccolo lì. 30 su 30. Hai ottenuto l'universo blu. Colpiscimi e smelmami. Vabbè, abbastanza semplice adesso, chiaramente. Ecco qua, mi è apparso un punto di teletrasporto, quindi io gli ho dato 7,5, sarebbe stato di più se il comparto tecnico fosse stato leggermente migliore, se la telecamera non fosse così sviluppata a volte, specie di dungeon sotterraneo. Ciao Manni, no, ma ripeto, alla fine 7,5 secondo me è il giusto voto per un titolo così. Poi per carità, ognuno ha la sua visione, io questo non lo metto in dubbio, ripeto, però non gli si può dare un'insufficienza. I giochi o comunque una sufficienza. I giochi che meritano la sufficienza o l'insufficienza sono altri, dai, su questo penso siamo d'accordo. Poi ci sono tutte le piccolezze del caso che fanno sì che magari il gioco non sia il capolavoro tanto atteso di Level 5, però cioè, è un gioco godibilissimo, penso tu converrai con me da questo punto di vista. Apri tutti in una volta, prendi tutti in una volta e... Yes, salviamo i progressi. Meta. Questi vogliono essere uccisi, vabbè.
Esatto, il gioco diverte e si lascia giocare, ma su questo, guarda, penso siamo tutti d'accordo. Perché vuoi farti pestare così tanto? Ehi! Ehi! Anche parecchio, esatto, ma è quello, finché si va tranquillamente avanti, non vedo perché debba essere poi magari massacrato o valutato questa cosa. Tra l'altro io ancora non ho provato la modalità multiplayer, che sicuramente aggiunge divertimento, perché comunque te la godi insieme ad un altro amico, e secondo me lo spasso aumenta. Beh, e così il loro scopo era diventare melme metalliche. Beh, chi poteva saperlo? Forse se le persone si mettessero nei panni di una melma ogni tanto le affronterebbero più spesso in battaglia. Cioè, ci sono delle situazioni veramente assurde, ma fanno ridere. Il problema è che tutte le melme mi sembrano uguali. Chissà quante volte ho combattuto con la stessa melma. La mia la stessa merda. Comunque ci ha dato una grandissima mano, grazie, ora la gente potrebbe essere prima senza cadere. Ok, ho qui una bella ricompensa per i tuoi sforzi. Ok, licenza Pixentunes. Ora puoi ascoltare musica attraverso l'app Pixentunes del tuo. Ah, figata. Con questa app puoi ascoltare la musica, tutti gli avventori del bar retta la rosa. Ok, ed è divertente creare una raccolta delle proprie canzoni preferite. Ad ogni modo in bocca al lupo per la tua avventura. Tu sì che sai risolvere le situazioni a PC cosa. Grazie capo. Hai completato perfettamente la missione principale, smelma il tutto per tutto. Cioè, sto smelma, troppo smerda il tutto per tutto. Allora, praticamente quindi lui ci ha dato la possibilità di ascoltare la musica attraverso il nostro Pixepod. E poi sarebbe questo attrezzo che è come un cellulare, con cui ti puoi fare, mi pare anche i selfie se non erro, o forse dico una cazzata. Comunque, eccolo qui. Possiamo praticamente scegliere. Ah, ok. Devo spendere anche monete per comprarmi le cose. Io ce ne ho praticamente 5 al momento, dai, direi che possiamo lasciare anche così. E poi mi sa che qua per andare per fare un po' avanti con la storia, bisogna andare dalla vecchia megera che sta in questa casetta qui. Vediamo che dice Chup. Ehi! Vecchia signora, puoi predirci il futuro per favore? Paralo. Sono Ostrega, non aver paura. La lampada dorata ti guiderà attraverso la tua destinazione. Dovrai cercarla prima di ogni altra cosa. La lampada colata, forata, cariata. Eh? Eh? Sì, l'ultima emote che manca alla tua raccolta. Trova quel pezzo raro e tutto sarà. A parte lampada non ci siamo. Ho detto lampada dorata. Ok. Non ho capito molto bene. In pratica dobbiamo cercare una lampada dorata. Mi piace troppo sto Chup come personaggio. È troppo bello, cazzo. E per quanto riguarda la mia compatibilità con la principessa, si è addormentata. Impossibile! Stiamo perdendo tempo. La pelle della principessa sta diventando sempre più secca. Oh sì? Praticamente devo recuperare la... come si chiama? La... una crema per il viso alla principessa, ma sta principessa è super mega viziatissima e rompe le scatole per qualsiasi sì, cosa. Sì, sì, sì. Vai, Snack War. Ok. Ora chi è questa qui che piange? Pepe. Ah, forse piange per quel motivo lì, cioè Pepe negli occhi. È lui! Quel ladro, cacio, ha rubato la lampada dell'anno. Impossibile! Impossibile! A che parte è andato? A
attraversato le porte della città e si diresse verso il lato sud delle vallate vellutate. Ok. Andiamo, Tezio. Vamos! Importante mangiare cotolette. Ora puoi selezionare la missione principale e recupera la lampada dorata. Ok. Intanto vediamo se... Come vedete, questo è il menu dove c'è l'inventario, il portaggiale, l'equipaggiamento, l'outfit che possiamo impostare in modo che poi non dobbiamo ogni volta andare a ricostruircelo, la fabbrica e la fortificazione. La fortificazione migliora le armi, sì, il potenziale praticamente sarebbe il potenziamento delle armi. La fabbricazione invece ci fa fabbricare i vestiti, gli indumenti o tutto ciò che ci serve. Solo che reperire i materiali è veramente cosa dura. Quantomeno per fabbricare questo vestito ci ho messo un fottio. Allora, outfit 1, cambiaggiare, questo vedete sono cose, equipaggiamento, quindi qui abbiamo attrezzatura che ci migliora proprio, poi gli ornamenti che servono appunto per abbellire il nostro avatar. Chiaramente lo lasciamo così perché al momento ho solo questo, portaggiare, vi dicevo sono gli slot che abbiamo e dove poter impostare tutto l'occorrente, quindi io direi che invece che magari la bacchetta, allora quale è più forte? Vediamo un po', forse questa. Cavolo, al posto di questa voglio mettere questa che ho appena trovato, semidurevole, equipaggio, ok. Allora, apriamo le missioni principali. Quindi, recupera la lampada dorata, livello missione 10, mentre invece dobbiamo recuperare da Cacio, che è quel soggettone lì. Ok. Allora, volendo da completare abbiamo sempre i 6 ceffi sospetti del tempio. Che volendo potremmo fare anche questo. Il mega premio abbiamo l'Excaliblea, che sarebbe tipo l'Excalibur. E poi mega premio coltello da verdura, vabbè. Allora, missioni principali. Dai, andiamo a recuperare direttamente la palla dorata. Questa qua. Auto equipaggiamento, vabbè, ci siamo già equipaggiati. Missione e via. Quindi adesso, ok. Adesso c'ho anche come supporto Chut. Come potete vedere, cioè, da questo punto di vista è paro paro proprio a Monster Hunter World. Cioè, nel senso, tu selezioni la missione e poi parti. Ladro Cacio deve essere da queste parti, guarda la lampada dorata. Una teiera di terracotta. Ok. Allora, qui cosa da recuperare? Eccolo qui. Non farmi arrabbiare. Ma quanti cazzo sono? Sono tre cacio, non uno. Impossibile. Devono essere omozigoti. Ha usato la magia della clonazione. Ma che cazzo? Mi farò firmare un autografo dopo. Tecnica della moltiplicazione del corpo alla Naruto, cazzo. Ok. Copistrello. Sembravano davvero tanti. Non farmi arrabbiare. Impossibile. Oh cazzo, guardate quanti sono adesso sulla mappa i nemici. Wow. Spegniamolo. Aia cazzo. Non mi paro mai io. Cosa? Sta parlando lui però. Ok.
8 di 15, quindi ne abbiamo seccati 8. Cazzo. Ok, così mi riparico un po' di più. Aia, cazzo. Guarda, questi sono personaggi che di rado troviamo nella mappa e ci danno, diciamo, un supporto, insomma. Che lì mi ha aperto questo, adesso non lo so. Ok. Ma basta il culo. Questa volta. Intanto, cazzo, questo meno male che mi doveva dare supporto, insomma. Andiamo sul serio. Seccato. Ok. Perfetto. Comunque questa è sempre un'altra bacchetta magica. Quindi alla fine ho sostituito una bacchetta per un'altra e non mi sono cazzo. Vai, faccio, vai. Ok, perfetto. Qui giù c'è qualcosa che mi può servire. Ah, ok, qui. Ok. Quindi. Allora. Ecco gli ultimi due. Eccola qui, super mossa. Toh. Morti. Non riusciamo mai a beccare il vero cacio. Maledizione. Bella Isma, sì, mangia cotolè. Sempre comunque. Allora. Ricarichiamoci. Ed ecco lì dove è apparso il vero cacio, il vero soldo di cacio. Proprio lui. Ecco che immaginavo fosse più potente, ma avevo avuto poco senso. No, wow. E abbiamo sconfitto Cacio, gli prendiamo la lampada. Una volta non è mai abbastanza, eh? Andiamo, credimi! Oh sì! Oh sì! Tanara, 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 tanara. Ok, punto di teletrasporto e si ritorna all'ovile. Ok, vediamo che abbiamo pigliato. Allora. Ok, 5 forzieri, buono, apriamoli tutti. Ottimo. Grazie, tocchiamo tutto. Si va. Puoi salvare, sì. Ok. Abbiamo trovato la lampada dorata. Ciao. Che cazzo esce da lì? Allora, che cosa sta succedendo? Non la vuole più. Ok. Ok, hanno perso tutto l'interesse. Cosa capita uno, adesso? 2, 1, 2, 3, 4. Vai, che ritmo!
che cazzo, questo gioco è da malati di te. Geniace! Geniace, praticamente sono i geni della lampada. Geniale e favoloso! Ehi, carino! Un genio gay. Sei una bestia! Oh, sì! E voi chi siete? Vediamo un po' più. Tesoro! Siamo i canterini, ballerini, emozionanti, miracolosi, bellissimi e favolosi, geni ace. Quindi, che poi sarebbe ace sicuramente, come il succo ace. Cazzo. I tuoi desideri sono un ordine per noi, vabbè. Impossibile! È fantastico, posso chiedere qualsiasi cosa? Oh, tutto sì. Quello che vuoi, pasticcino, vai. Sei una bestia! Perché? Vediamo che cosa sapete fare. Usate la magia per far apparire qualche biscottino. Adoro! Troppo. Adoro! Ta-da! Oh, biscottino! Fantastico! Tesoro! Ehi, carino! Ognuno di noi te ne garantirà uno. 3 belloni, 3 desideri. Così che funziona. Ok. Oh, sì! Te ne restano 2. Creato un po' della crema speciale del caccalamare. Caccalamare. E crema di nero di seppia. Nero di seppia. Davvero. Se la principessa Melonia si spalmasse questa roba sul corpo, sembrerebbe una spazzacamini. Che visione. Potete portarci subito alla grotta marinara? Sì! Sei un ordine, volete partire subito? No, dobbiamo preparare un po' di cose prima. Ok. Ehi, carino! Compariremo quando partirete per la missione. Okay. Immortalerò un secondo, ragazzi, va bene? Adoro! Certo. Sentiti libero di puntare a immortalarci, va bene? Sei una bestia! Servizio fotografico, forse. Tac, e via. Ma penso che storica. Ah, ok, ce li abbiamo come snack adesso. Fantastico, ottimo. Bene, 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 bene. Ok. Au revoir. Geniale, favoloso. Che idiota. Ok. Ok. Il fatto vi ha condotto nel posto giusto. Questa è la vecchia. E ora Chup, troverai qualcosa nella tua tasca. Cosa? Ah, licenza canalizzazione. Ora puoi chiedere a Ostrega nel mercato mistico di mettere a frutto le sue abilità di chiaro d'urgenza. Oh sì. Ok. Tornerai. Me l'hanno detto le sabbie del tempo. Ah, te l'ha detto Prince of Persia, quindi. Le sabbie del tempo. Va bene, a posto. Impossibile. Forse dovremmo andare a trovarla di nuovo, prima o poi. Ora puoi cercare di completare il dungeon casuale della grotta marinara. Poi se la missione principale, perfetto. Quindi ora posso andare in missione. Sconfiggi il caccalamaro nella grotta qua. Vedete qui tipo praticamente con la freccetta destra. Allora, a parte che adesso c'ho lo snack, quindi io direi snack tascabili. Cavolo. Snack di gruppo. Vediamo se posso mettere. Eccoli qua, i geni. Siamo tutti diversi, ognuno di noi ha i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Perciò dovrei solo vedere chi di noi apparirà quando pescherà la nostra carta snack. Eh sì, dai, li devo portare loro come snack, sono troppo belli. Quindi praticamente è segreto, ogni genio farà una cosa diversa. Perfetto.
Allora, vediamo un attimino cosa volevo fare. Innanzitutto, se a livello di fabbricazione possiamo fare qualcosa. Ah, sono fabbricabili questi. Vestito di cotone. Però vorrei capire se sono, diciamo, ma secondo me no. Vabbè, outfit, equipaggiamento, portaggiare, vediamo se posso di questo a questo punto. Non ho nient'altro, quindi va bene così. Ok, c'è un soggetto lì che sicuramente ha una missione per me, che poi è Mayo? No, chi è? No, Beyond Sirene, chiaramente fai questa pizza. Niente autografi oggi, ho anche la mia vita privata. Sì, ma io ho la licenza, mi pare. Essere una superstar significa avere i riflettori puntati addosso 24 ore su 24. Sei pronto ad andare sui giri e ne arriva la novità più potente che prendete le serie di quest'anno. La tua Super Beyond Siren sta per tenere un concerto live alla Grotta Marinara. Non voglio andarci da solo, insomma, sono così famoso, sei fammi assaggio, ma forse è il suo. Magari potresti farmi da guardia del corpo durante lo show, quindi dici? Lo farò, ok, sì, però sì. Poi... Sì, sì, lo farò. Sì, sì. Bellissimo questo, sì, sì. Ci vediamo allo spettacolo, ciao bella. Ok, mantenere l'ordine, quindi andiamo un attimino a vedere le missioni principali che ci abbiamo in questo momento. Allora, da completare abbiamo raccogli la crema, cazzo, questo è livello 14, ceffi sospetti, livello 13, mantenere l'ordine. Allora, io direi di fare così, facciamo questa e partiamo, perché sei comunque... Ok, allora praticamente questa è una missione secondaria. Andiamo in un dungeon a recuperare, mi pare, una rovina. Le rovine gorgonzola. Sì. Questo ci rimette in sesto. Come cazzo cammina qua? Non ci posso credere, ragazzi. Spettacolo, io adoro ste robe, cioè, sono fuori di testa. Allora, dovrebbero trovarsi nelle profondità delle rovine da qualche parte. Prosegui. Ok, giocare. Eccoli qua che si cadono indosso. Andiamo! Le scherbibili. Mi ha fatto innamorare, fantastico. Oh, però cavolo, sono forte. Fortissimo. Ok. Ho dato la forza. Ah, cavolo, ho preso un... cosa che fa diventare buio. Ci sono anche le trappole, diciamo, tipo nei dungeon. Quindi, tipo, questa praticamente oscura la vista. Sono belli tosti questi. Oh cavolo. Oh, sono un po' di livello. Fantastico. Bene, 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 bene. Allora ragazzi, è veramente bello e divertente. Ve lo consiglio vivamente. Diffidate da chi vi dice di non comprarlo o da chi fa recensioni in un senso. Una faccia da mietitore. Quando siamo nei dungeon non possiamo cambiare il nostro equipaggiamento, eccezion fatta per alcuni casi dove troviamo magari tipo ciò che serve per farlo. Cambiare armi veramente è fondamentale, perché cioè, come potete vedere, alcuni riesce ad ammazzarli subito proprio veramente con pochi colpi se c'hai l'arma giusta. Ciao Daigo, buongiorno a te, buonasera o quello che è, insomma.
Conosci il gioco? Sai a cosa stiamo giocando? Conosci il word? Disgrazia. Ascoltate. Oh. Oh cavolo, devo rianimarlo perché. Dai, 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 ok, rianimato. Facciamo che usi una pozione per muore. Cavolo, schivarlo all'ultimo. Cavolo. Cavolo, ma. Stanno facendo nero? No, ma dai, genio, ma non puoi morire così. Figlio. Dai, fai il bravo. Cos'era una fanta quella? Fantastico, fantastico. Allora, cavolo. Ok, pozione qui. Forse è il caso di cambiare snack. Preferisco uno di supporto, va. Ah, però, cavolo, non lo posso toccare perché mi sa che devo avere tipo la barra piena. Cavolo. Vabbè. Niente. Sapevo, ma non avevo visto ancora del gameplay. Sembra molto simpatico. Guarda, ti dirò che è veramente molto divertente. Veramente, non pensavo nemmeno io. Allora, io in realtà lo vidi all'epoca quando l'annunciarono Level 5, però poi sappiamo com'è, è rimasto confinato in Giappone fino ad ora. E quindi un po' se ne erano perse le tracce, ma non ti nego che mi aveva sempre preso bene sin dall'annuncio. Quindi l'ho acquistato anche un po' sapendo che non tutte le recensioni erano state entusiastiche. Devo dire che mi sta divertendo parecchio. Soprattutto poi adesso che lo stiamo giocando attaccati ovviamente alla TV, però giocati in portatile prende ancora meglio, veramente. Che uno magari dice, sai, grafichina, giochino, no? Le solite considerazioni un po' che lasciano i tempi che trovano, ma poi in realtà è tanta roba, cioè c'è della ciccia in fondo. Ok, come dicevo appunto, l'importante è sempre sapere capire che tipo di armi utilizzare per un nemico, magari per una sprovvista come adesso. Vacca, vacca. È finita. Perché ripeto, poi magari. Allora, intanto vediamo se. Niente, non lo posso. Ripristina una grande quantità di PM. Ma non mi ricordo come si faceva per evocarli, ma mi sa che è solo in determinati momenti. Oddio, quelli sono. Sono delle trappole, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Sta di fatto che ho anche pochi tonici, cavolo. Uff, mamma mia, fermato proprio al millimetro. Cosa? Ah, questo è uno spazio insolito. Questo chi è? Benvenuti. Ah, Mastro Sorbetto, grandissimo. Io non ne capisco il senso, comunque abbiamo una grande selezione di prodotti. Ok. Ah, vedi, adesso è pronto, quindi adesso posso cambiare lo snack. Allora, lancia in Lega Clan. No, direi che ho bisogno di che cavolo prendo qui, che non c'ho i soldi, non mangio. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Non saprei che cavolo prendo. Allora. Beh, a questo punto, siccome è pronto, io direi supporto e evoca meglio questo. Ah, ok. Qui divento proprio. Cioè, quindi evoco proprio. Ah, ok. Salute. È stata scoperta la via per il prossimo piano. Ah, ok, ok. Quindi qua praticamente si corre ancora di più.
E voilà. Come al solito. Che fare? Allora. Cavolo, non avevo capito che si potesse evocare proprio la creatura che prendeva proprio, sostituiva il mio avatar. Vai. Okay. Vediamo più che altro di qua cosa c'è. Allora, vediamo un po'. Ok. Parabarabam. Vediamo se di qua. Sì, si può fare anche co-op, però praticamente come funziona? Allora, io ancora non l'ho testato in multiplayer, e l'unica cosa è che diciamo, la modalità co-op è soltanto limitata a due o più console, quindi non si può giocare in due sulla stessa console, quindi questa diciamo è un po' una pecca, ma capisco anche il perché comunque di base c'è bisogno di avere una visuale ben più ampia dell'azione. E poi si può giocare, cazzo lo sapevo, e poi si può giocare tipo in multiplayer. No, cavolo, ho utilizzato. Ok, vabbè. Può giocare proprio in multiplayer online, insomma. Ok, qui non c'è proprio niente, quindi direi di andare all'altro piano. Comunque posso rifare di nuovo l'evocazione. Ma che cazzo però. Mamma mia. Scappa. Andiamo direttamente all'altro piano. Eh sì, vai, che pigliali tutti, Jenna, vai. Ok. Quindi, cooperativa sulla stessa console. No. Ancora è buio, cazzo. Allora. Però, cooperativa con più console oppure online, sì. Cazzo, quindi non riesco a... È finito! Cavolo, mi è rimasta solo una pozione, cazzo. Come cavolo devo fare? Però è bello quando esplori dungeon, veramente, da proprio gusto. Da veramente, veramente gusto. Allora, un momento, ragazzi. Dai, dammi una pozione, cazzo, ma non c'è niente. È vero che poi tra l'altro c'ho la bacchetta magica per poter... No, dove cazzo stai? Dove stai mirando? È tutta colpa tua! Oh, ho preso una moneta di quelle che servono per comprare... Rock and roll! Vacca! Agitate le ossa perché risorgerò! Agitate le ossa perché risorgerò! Fantastico. C'è niente. Taratam. Dai, però, ma non ti puoi fare.
Mamma mia, sto cazzo di genio però è debolissimo. Ok. Così non va bene. Così non va bene. Fantastico. Occhio alla trappola. Ok, lì c'è un pulsante. Cazzo. Si chiude il sipario? No! Dai, non ti posso rianimare sempre però, cavolo, sei scasso, genio. Cioè, ma io ti ho portato con me perché ti credevo una persona... Cavolo, il portaggiare, facciamolo ricaricare un pochino, perché sennò... Allora, com'era? Ecco, sennò vedete che dopo tipo non posso usare tipo le super mosse, quindi... Attimino si interruttore. Quanto pare si è aperta una porta. L'hanno fatto qui. Mi è stata sentita. Mieti, mieti. Così non va bene. Così non va bene, bellissimo. Ha recuperato una dose del tonico tutelativo. Ok, buono, quindi ne abbiamo recuperato un altro. Dimmi che qua c'è qualcosa di interessante per noi. Una stella Esp XP. Ok, va bene. Volete aumentare l'esperienza? Ok, sicuro può far curare anche lui. Si chiude il sipario? No! Andiamo! È tutta colpa tua! Che cazzo però, raga! Morto un cavolo, voglio. Oh, dai che non ho recuperato un'altra, però... Cioè, questo mi muore sempre, è incredibile. Stavolta, cioè, la prossima volta non me lo porto. Capisco che vuoi utilizzare mosse casuali o quello che vuoi, però... Abbiamo bastone, bastone, bastone. Curiamoci un po'. Un minimo almeno. Oh cazzo però. Ma tu perché adesso? Si chiude il sipario? No! Ok. Bene, dobbiamo andare di qua. Già. Ti ha detto che ho paura? Non so. Ti ha detto che ho paura? Questa l'ho sentita! Splendido! Agitate le ossa perché risorgerò! Cioè, quando attacco comunque è forte, però cazzo. Una volta di morte di papo non attacco. Smettila! Basta! È finita! Ah, male, un po' di energia l'ho recuperata. Sì, dobbiamo andare di là. Ah, aiuto! Aiutate le ossa perché risorgerà! Cazzo, affanculo. Così non va bene. Così non va bene. Bellissimo. Ok. Dai, direi che ci siamo. Allora, vediamo un po'. Vai. Dovremmo essere all'ultimo piano. Esatto. I sei sospetti dovrebbero essere più avanti. Cavolo. Speriamo di riuscire a fare bene.
Allora. Oink. Oink. Così. Se ne va, ci lascia qualcosa. E ok, dai, iniziamo con l'arco. Però, cavolo, qui io non posso cambiare sto cazzo di genio che non mi va al genio. Ti cambierò leggiare. No, io voglio cambiare lo snack. Niente, non lo posso fare. Ok. Vabbè. Eccoli qua, battaglia col boss. Vuoi una bella cicatrice? Vuoi una bella cicatrice? Vai! Prendi questa! Adesso sei bella! Dio, questo mi livello! Mamma mia! Vuoi una bella cicatrice? Abbastanza scarsi sul boss, dai. Ce l'ho fatta proprio subito. Alla grande. Ottimo, ottimo. Lasciatemi via ancora. È un favore speciale. Sì. Ok, grazie. Sì, ma ehi, devo aprire un altro portiere, ok? Perfetto. Beh, li abbiamo seccati subito sti boss, dai, alla fine tanto comunque erano scarsi, livello 6, livello 9, cos'è? Buono. E quindi abbiamo completato anche questa missioncina secondaria. Good. Olè. E abbiamo Excalibur. Perfetto. Ok, apriti sesamo, 5 forzieri, apriti tutti. Oh, c'è anche del ramen. Misto con l'oso. Vuoi salvare i progressi? Sì. Ok. Abbiamo seccato questi cavalieri pinguini. Le falci sono affilate. Lasciami spiegare, ti prego. Ci aiuterai anche se abbiamo perso il controllo di questo posto? Avete rimosso la spazzatura dei sotterranei, mi scappate dalle picche, si è parlato di un compenso, mai in realtà, c'è stato un silenzio di tempo a proposito. Non siamo i cattivi, siamo i buoni. Mi dispiace per avervi malmenato. Sì. Vuoi una bella cicatrice? Pinguini incazzati, è fantastico. Siamo una squadra composta da 6 elementi, per noi il gioco di squadra è fondamentale. Il fatto è che siamo insieme da così tanto tempo che non riusciamo a separarci. Vuoi una bella cicatrice? E abbiamo deciso di mettere alla prova le nostre pinne qui dentro. Vi siete impegnati al massimo, insomma, non siete forti abbastanza da essere un boss finale, ma ce l'avete messa tutta. Bello. Bello, avete proprio puntato al cuore della faccenda. Ok. Bene. Vostra maestà! Sì! Paladino pinguino. Pinguino al tuo servizio, capo! Fantastico. Spero che abbiate una buona memoria, signor re. Io sono il paladino pinguino A, B, C, D, E, F, N. Michele, so. Al tuo servizio! Perché? Che fine? Non ci posso credere. Solo uno ha un nome vero. Non dovrebbe essere F. Questo fesso voleva un nome vero, una lettera non era abbastanza per lui. Dalla A alla E è Michele. Buona fortuna!
paladino pinguino al tuo servizio, capo. Yeah. Vostra maestà. Un ottimo risultato, nessuno dovrà tornare in quelle rovine. Che ti spalmi un altro po' di crema sul sederino. Vostra maestà. Ok, hai completato perfettamente la missione principale dei 6 cerchi sospetti del tempio. Ok. Completata. Quindi adesso è da completare, sono rimaste quella del boss, caro diario, mantenere l'ordine, eccetera. Va bene ragazzi, comunque direi che ci possiamo anche fermare qui, siamo a un'oretta abbondante di live e niente, semplicemente ringraziarvi per essere stati in mia compagnia con questo simpatico giochino che consiglio veramente a tutti di recuperare o quantomeno di farci un pensierino, perché è vero, magari la cifra per il tipo di gioco potrebbe sembrare esosa, ma il divertimento, ve lo assicuro, è assicurato. Grazie per essere stati in mia compagnia di nuovo e buona giornata a tutti. Mi raccomando, push the button. Ciao!